La cartolina da Casa Cervi. Cari ragazzi, è mia abitudine salutare i miei alunni con un pensiero, un ricordo del percorso condiviso in questi mesi. Ho deciso di farlo adesso, anche se non siamo ancora alla fine della vera scuola, perché non vorrei che qualcuno non venisse e non riuscisse a beccarlo. Soprattutto visto il fatto che noi ci vediamo soltanto una volta alla settimana. Innanzitutto trovo doveroso ringraziarvi. Vi ringrazio per l'attenzione, a volte maggiore, a volte minore, che avete dedicato in questi mesi a me. A ciò che ho provato a spiegarvi al mondo, quello della Spagna e dello spagnolo, nel quale ho provato ad accompagnarvi. Vi ringrazio per la vostra curiosità, che mi ha sempre stimolato e soddisfatto. Vi ringrazio anche per la vostra vivacità, che, se da un lato mi ha messo alla prova, dall'altro l'ho sempre vista come un sintomo di estrema intelligenza e interesse. Vi ringrazio per l'affetto che mi avete, che in un modo, che in un altro, dimostrato. Vi ringrazio per esservi fatti conoscere, chi prima e chi dopo, per quello che siete realmente. Ognuno di voi, con il vostro modo di essere, mi ha insegnato molto e forse, nemmeno potete immaginarlo, ma ognuno di voi mi ha dato un pezzetto di sé che contribuirà a completarmi come docente e come persona. E per questo vi sono immensamente grato. Ragazzi, mi raccomando, non perdete mai la vostra energia. Vivete sempre la vita a 360 gradi, quella vita che vi è stata un po' negata nell'ultimo anno e mezzo. Ridete, scherzate, piangete, arrabbiatevi anche quando necessario, giocate. Siate ubbidienti nei confronti dei vostri genitori, crescete e studiate, soprattutto studiate. Non siate mai ostili nei confronti del sapere e della cultura, perché questa, e ve ne renderete sempre più conto negli anni, sarà spesse volte la vostra arma migliore per difendervi da ciò che vi circonda. State insieme, siate uniti, cercate di conoscervi sempre di più prontamente e di tutelarvi l'un l'altro. Le amicizie lunghe, durature, quelle che un domani potreste definire storiche, sono tra le cose più preziose che potreste portarvi dalla vostra permanenza in questa scuola. Vi auguro di continuare il vostro percorso scolastico e di vita nel migliore dei modi, come meritate. Siete tutti speciali, nessuno escluso, con i vostri caratteri e le vostre personalità, e scoprirvi poco alla volta è stato davvero bello e stimolante. È stato davvero un onore, ma soprattutto un immenso piacere stare con voi, lavorare e condividere del tempo insieme. Mi raccomando, l'anno prossimo fatemi fare bella figura con la vostra insegnante. Non dimenticate le cose che abbiamo fatto insieme. Rendetemi fiero di voi, come io lo sono stato in questi mesi. Un abbraccio.